Ravenna. Hai preso in mano la chitarra a 12 anni per la prima volta e a 14 ti sei già ritrovato su un palco e a intrattenere il pubblico. Sì, perché non è che potevo suonare davanti allo specchio per me, suonavo per qualcuno. Mi sembra più che doveroso. Voglio suonare per qualcuno. E hai visto che quindi ti trovavi abbastanza bene in questa... Trovavo sì, dai, abbastanza a mio agio. Ti veniva detto, un po'... Bello, poi mi piaceva anche, quindi ho detto, bello, mi piace, lo rifacciamo. Ecco, sì. E dopo 20 anni sono ancora qua. Dico, bello, lo rifacciamo. E non ti sei ancora stancato? No, no. Ecco, questo è l'importante, quando c'è una passione forte non ci si stanca mai. Allora, intanto vogliamo sottolineare la cosa più importante, cioè che tu sei un cantautore, sì, quindi non semplicemente un esecutore, e questa sera ci presenti infatti un brano inedito. Hai partecipato anche a diversi concorsi canori come il Festival di San Marino, la Gondola d'Oro, Comacchio Canta anche, diverse edizioni. A cura della nostra Arianna Carli, e quindi insomma adesso è arrivato il momento di ascoltare un tuo pezzo che hai composto quanto tempo fa? Un mese fa. Più ah, quindi sei proprio fresco, fresco. Estivo, sì, sì. Un porta... sound estivo per l'estate 2015. Porta il nome di una donna, è autobiografico, questa persona esiste, cioè non c'è... Allora, diciamo che la canzone tratta quello che io penso delle donne, ovvero che non sono semplicemente un corpo, sì, ma tutto il resto. Questa è una bellissima e cosa. La canzone, diciamo, mette in risalto questa cosa. Questo che invece per molti ragazzi non c'è, diciamo, o comunque viene dopo molte altre cose. E allora noi siamo tutti curiosi, in particolar modo curiose di ascoltarla. La canzone si chiama Erika e lui è Michele Guerra. Grazie. Sogni realizzati, mi fai tornare bene.